Che vi racconto in questa puntata? Come al solito, un tratto di storia locale, un tratto di storia coriglianese. In genere, io da antico docente noto che si stia facendo strada sempre più una certa abitudine che a momenti diventa quasi vezzo, rimettere cioè in discussione i manuali di storia tradizionale, cioè raccontare un po' i fatti del passato tagliando, aggiungendo, comunque adattando il tutto alle esigenze dei tempi nuovi. Non faccio parte di questa corrente e però nello stesso tempo dico che alcune cose del passato, per come sono state raccontate, vanno in un certo modo riviste. Per esempio, la storia che vi racconto di 2 secoli fa. Siamo agli inizi del 1800 qui a Corigliano Calabro. Vi do un dato. In tutta la regione Calabra, che è gran parte del Mezzogiorno d'Italia, v'è una popolazione di poco meno di 800.000 abitanti. Di questi 800.000 abitanti, all'incirca il 5% è composto di uomini e donne povere. Ma non si tratta di una povertà leggera, non si tratta di persone che mancano di qualche cosa, si tratta di qualcosa di molto pesante, di una miseria nel vero senso della parola. Negli stessi anni a Corigliano v'è una popolazione di 8.000 persone, 8.000 anime. C'è da ritenere, decimale in più, decimale in meno, che anche a Corigliano, tra gli 8.000 abitanti, ci sia una percentuale di circa il 5% di indigenti totali, gente cioè che non ha nulla, non ha un lavoro, non ha di che sfamarsi, a volte gente che non ha neanche un tugurio entro il quale ricoverarsi. Dal 1806 al 1815 noi subiamo la dominazione francese. Sulla dominazione francese, che nei manuali di storia passa come decennio francese, gli storici d'ogni parte hanno scritto il bello in tutti i sensi. Quasi, quasi un paradiso in terra. Durante il decennio francese viene chiusa la parentesi dell'antichità, secondo molti, e si aprono tempi nuovi, una nuova legislazione, lavoro che si crea per tutti, si esce insomma finalmente dal sistema feudale. Bene, consentitemi, io non credo che le cose siano andate esattamente così. E perché? Perché se è vero, e andiamo al nocciolo del nostro racconto, se è vero che durante il decennio di occupazione francese, cioè dal 1806 al 1815, si prepara un po' un grande evento, cioè la fine del feudalesimo e la nascita di un secolo nuovo, bene, terminata l'occupazione francese nel 1815, le condizioni di vita dovrebbero essere, non dico alte, ma
comunque neanche basse, diciamo ci dovrebbero essere condizioni di vita medie, e invece le cose non stanno così. Se noi andiamo a vedere, è un lavoro difficile, lo so, ma la storia si fa con le lacrime e con il lavoro e con il sacrificio. La storia non si fa soltanto per il sentito dire. Allora, se noi andiamo a vedere alcune deliberazioni del decurionato comunale di quegli anni, allora ci accorgiamo che c'è qualcosa di ancora non raccontato. Cioè, a noi è stata passata una certa visione di quegli anni, ma il racconto non corrisponde a piena verità. Dunque, il decennio francese è finito il 1815. Io vado a vedere nell'archivio comunale alcune delibere del 1816 e trovo, per esempio, che il decurionato d'allora, sindaco della città di Corigliano, Francesco Persiani, il decurionato d'allora, dicevo, prende in esame la situazione dei poveri e degli indigenti a Corigliano. E che cosa trova? Trova che ci sia in atto non una povertà semplice, ma una miseria la più squallida immaginabile. C'è gente, ma non poche persone, tanta gente che muore letteralmente di fame. Il decurionato, per umanità, per saggezza, diciamola in tutti i modi, il decurionato, esaminata la situazione delle casse comunali, decide allora di rivedere l'elenco degli indigenti corglianesi e di portare il sussidio degli indigenti di allora da 300 ducati a 600 ducati, cosa mai vista, cosa che nessuno poteva immaginare. In un unico atto deliberativo, raddoppiare la somma da dedicare agli indigenti, da 300 ducati a 600 ducati. Che cosa sta succedendo? Che cosa è sotto gli occhi di tutti? La città si è riempita di questuanti, gente che dalla mattina alla sera stende la mano dinanzi alle chiese, dinanzi, come dire, ai palazzi aristocratici del paese, e che chiede lo scarto, una mollica di ciò che è rimasto del pasto del giorno o dei giorni precedenti. Spesso per le strade, nei vicoli, vengono trovati cadaveri, persone che evidentemente, per inedia, dopo giorni e giorni veramente di sofferenza, muore senza alcuna assistenza. Ecco perché c'è da portare, come fu fatto, il sussidio agli indigenti da 300 a 600 ducati. Ma non è questo soltanto il problema. Questo raddoppio del sussidio di assistenza non migliora la situazione, perché se è vero che i ducati sono passati da 300 a 600, è vero anche che il numero degli indigenti assoluti si moltiplica a dismisura. E mentre prima venivano ritrovati cadaveri nei luoghi più impensati della città, d'ora in avanti cominciamo a trovare cadaveri anche lungo la strada di collegamento, lungo la strada che, come dire, dal centro storico porta fino alla periferia pianeggiante del paese, fino alla fabbrica di liquirizia, fino al Concio, o tra il Concio e il Pendino. Che è successo? È successo che c'è gente che, avendo ormai esaurito ogni risorsa,
è successo che ci sono delle persone che per senso di pudore, per estremo senso di pudore, non avendo più la forza di stendere la mano per chiedere elemosina, anche perché non possono bussare continuamente a tutte le porte del paese, questa gente lascia il centro storico e scende verso la piana, nella speranza di trovare un po' di radice di liquirizia con la quale sfamarsi, o nella speranza anche di trovare un pezzo di pane tra i lavoratori dei conci della liquirizia. A volte trovano un piccolo aiuto, il più delle volte no, ma almeno possono mettersi con le spalle al muro del concio e, come dire, godere un po' del calore, del tepore della fabbrica della liquirizia. Morti si trovavano prima a Corigliano centro storico, morti si trovano oggi tra la fabbrica della liquirizia e il Pentino. Che voglio dire? Voglio dire che il segno del degrado e della povertà è arrivato ad un punto non più tollerabile. Che voglio dire? Voglio dire che tutto quel bene che si è detto della dominazione francese, tutto quel paradiso che sarebbe dovuto nascere dall'occupazione francese, tutto ciò non si è verificato. Anzi, io dico che la situazione durante il decennio francese a Corigliano è peggiorata in tutti i segni. Si è trattato evidentemente di una occupazione molto dura, ed ancora oggi di quella occupazione la memoria linguistica ne conserva una traccia. Alcuni posti ancora oggi conservano nella parola il segno di quella dominazione. Fino a pochi anni fa, oggi di meno, si diceva: dove abiti, dove vai? E l'altro rispondeva: abito a Rubro. Però non è altro che la trasformazione dialettale del francese bureau, ufficio. Erano gli uffici francesi che si trovavano lungo nel rione di Santa Maria, lungo via Toscano. Evidentemente quell'ufficio, quel bureau, tradotto poi che è divenuto in gorlianese bro, evidentemente quell'ufficio era così frequentato, così temuto, era un ufficio di spoliazione continua, tanto che è rimasto nella carne, nel sangue e nella lingua dei corglianesi. Ma noi portiamo anche altri segni di quella dominazione. Nel nostro parlare dialettale, in vernacolo, noi usiamo in penultima sillaba il suono e. Molti dicono che sia un retaggio della trasformazione del latino nelle varie lingue locali. È vero, ma è vero fino ad un certo punto. La verità però primaria è che quel E è un retaggio della dominazione francese. Come per dire, i francesi fleur, E. Ecco, noi abbiamo ereditato nella nostra lingua questo suono E. Segno E che la mano del dominatore fu molto pesante nei nostri confronti. Ancora oggi diciamo: iam a rumere, vado a comprare un pene. Ecco, sono tutti francesismi. E quando una lingua lascia il suo segno, vuol dire che la dominazione dello straniero è stata qualche cosa di veramente strana. Allora, niente paradiso durante la dominazione francese. Certo, qualche cosa si iniziò a farla, ma poche cose. Le condizioni del popolo brutte erano, tragiche adesso sono diventate. Grazie.